In questo video ti mostreremo come farti aiutare dall'assistente Google e ti illustreremo alcune delle cose che può fare per te. Tieni premuto il tasto di accensione oppure di «Ehi Google!» a voce alta. Ora l'assistente Google è disponibile ad aiutarti. Se vuoi sapere le previsioni meteo di domani, di «Com'è il tempo domani?» Per impostare un promemoria che ti ricordi di chiamare tua madre, di «Ehi Google, ricordami di chiamare mamma!» L'assistente Google ti indicherà come completare il promemoria. Se senti una canzone che ti piace e ti piacerebbe conoscerne il titolo, puoi chiedere «Ehi Google, qual è il titolo di questa canzone?» Se l'assistente Google riesce a trovarla, te la mostrerà. Puoi anche dire «Ehi Google, mostrami i risultati della partita di calcio!» Oppure, se vuoi modificare le impostazioni del telefono, basta dire «Ehi Google, apri le impostazioni!» Nelle impostazioni puoi cercare altre funzionalità dell'assistente, come Voice Match, che fa in modo che l'assistente Google risponda solo la tua voce e ti permette di accedere all'assistente ogni volta che dici «Ehi Google», anche se lo schermo è spento o stai usando le tue app preferite. Puoi utilizzare la modalità conversazione continua con l'assistente Google sul telefono Pixel. La modalità conversazione continua ti consente di porre domande successive senza dover riattivare l'assistente con «Ehi Google» o altri metodi. Per attivare conversazione continua, tocca App, Assistente e poi Attiva conversazione continua. Da questa stessa schermata puoi anche attivare i comandi rapidi e farti aiutare dall'assistente Google senza bisogno di dire «Ehi Google». Ad esempio, se hai attivato i comandi rapidi e ricevi una chiamata, puoi dire «Rispondi». Ora puoi usare l'assistente Google. Per un elenco più completo di ciò che può fare l'assistente Google, vai al centro assistenza dedicato. Per saperne di più sul telefono Pixel, guarda gli altri video, oppure visita il centro assistenza.